Se hai due mele, prendile subito perché oggi ti faccio vedere come preparare uno strudel di mele fatto in casa, spaziale, senza burro e senza glutine. Se sei arrivato ora sul canale, iscriviti per non perderti i nuovi video e lasciaci un mi piace a questo video. E ora cuciniamo! Lo strudel di oggi ho deciso di prepararlo con la farina di castagne, ma se voi volete sperimentare con altre farine potete tranquillamente farlo. Ricordate sempre che i dosaggi dei liquidi potrebbero cambiare perché ogni farina giustamente ha un'idratazione diversa, quindi assorbe più o meno acqua. So benissimo che lo strudel si fa in tanti modi, con la pasta sfoglia, con la pasta frolla, con la pasta matta, ci sono varie scuole di pensiero e insomma ricette diverse, tante versioni, quindi io oggi vi propongo la mia e poi mi farete sapere voi come andrà se la rifate. La prima cosa che dobbiamo fare è mettere nella ciotola 300 g di farina di castagne. La farina di castagne la potete trovare in questo periodo in tutti i supermercati, quindi è accessibile a tutti e non dobbiamo neanche aggiungere zucchero nell'impasto perché comunque le castagne sono già dolci. A questo punto inseriamo insieme alla farina 6 g di lievito in polvere per dolci, uniamo anche 2 pizzichi di sale e diamo una mescolata al tutto. Ora possiamo aggiungere anche 2 uova intere. Ora possiamo aggiungere anche i nostri liquidi, cominciamo prima con 50 g d'acqua. Ragazzi, d'ora in poi vi dirò tutti i dosaggi dei liquidi in grammi perché ho notato che molti di voi magari non hanno una bilancia che misura sia i grammi che i millilitri, quindi per facilitare tutti e per fare delle dosi insomma in un linguaggio universale per tutti, vi dirò tutto in grammi, va bene? Siete d'accordo? Fatemelo sapere qui sotto così almeno so se sto facendo giusto. Allora andiamo, aggiungiamo 50 g d'acqua. Il nostro secondo ingrediente liquido è l'olio, io qui sto utilizzando l'olio di semi di girasole, voi potete usare un altro tipo di olio che avete in casa, volendo anche quello di oliva, se vi piace ovviamente il sapore perché sarà un po' più forte. Quindi aggiungiamo 20 g di olio di semi di girasole. A questo punto non ci resta che mescolare il tutto, prima nella ciotola e poi ci spostiamo sul tavolo così impastiamo a mano. Ok, a questo punto io direi che è molto più facile impastare a mano e quindi prendiamo il nostro panetto, il nostro impasto e lo spostiamo direttamente sul tavolo. La farina di castagne è naturalmente senza glutine, quindi è adatta proprio a tutti, anche a chi è celiaco, anche magari a chi vuole sperimentare farine nuove senza glutine. La trovate in tutti i supermercati, anche perché adesso è il periodo, insomma, di farina di castagne. E quindi c'è già un profumino buonissimo di castagne che io adoro. Delizioso. Lo senti anche tu? Sì. Ok, ragazzi, impastiamo a mano. Dobbiamo semplicemente ottenere un panetto liscio e omogeneo. Vedrete tra poco. Vedete che il nostro panetto è praticamente quasi pronto. Facciamo proprio un panetto e lo appiattiamo anche leggermente, così poi sarà più facile anche da stendere. E dopodiché lo mettiamo da parte e prepariamo il nostro buonissimo ripieno. Possiamo tranquillamente metterlo su un piatto anche a temperatura ambiente, tanto qui dentro non c'è burro, c'è olio, quindi non c'è nulla che si scioglie, insomma l'impasto non si ammorbidisce, rimarrà sempre così e quindi lo mettiamo per un attimo da parte e appunto prepariamo il nostro ripieno con le mele. La prima cosa da fare è sbucciare ovviamente le nostre mele. Le tagliamo a metà e rimuoviamo il torsolo. A questo punto tagliamo le nostre mele a fettine sottili, ragazzi, mi raccomando. Mi raccomando, non tagliatele a cubetti giganti come questo, perché poi faranno ovviamente fatica a cuocere e le mele rimarranno crude. Invece dovete tagliarle a fettine sottili, così tutto il ripieno sarà ben cotto e amalgamato perfettamente. Ora che le nostre mele sono tagliate, le mettiamo in una ciotola. Ora insieme alle mele pesiamo 40 g di uvetta. Ora aggiungiamo anche 50 g di zucchero grezzo di barbabietola.
Se non trovate lo zucchero grezzo di barbabietola potete usare quello normale, basta che non utilizzate lo sciroppo d'acero o d'agave o comunque un dolcificante liquido, perché in questo caso abbiamo bisogno che il nostro ripieno sia abbastanza asciutto, perché in cottura le mele già rilasciano un po' del loro succo. Quindi se noi poi aggiungiamo un dolcificante liquido, insomma, il nostro strudel non cuoce molto bene, rimane troppo morbido. Come sapete, nello strudel viene utilizzato il pan grattato perché assorbe ovviamente il succo rilasciato dalle mele in cottura. Noi in questo caso non lo utilizziamo, anche perché un pan grattato senza glutine noi non lo usiamo, quello in commercio, e quindi puoi stare lì a preparare un pan grattato in casa, cuocere, frullare tutto, è un po' troppo lungo come procedimento, quindi basta usare un po' di farina di mandorle. Se non la trovate, insomma, nel vostro supermercato di fiducia, basta che comprate le mandorle e le frullate a casa con un macinino o un frullatore. Io ho fatto così e in questo caso utilizzeremo 50 g di farina di mandorle. E adesso aggiungiamo i nostri aromi. Cominciamo con 15 g di amaretto. Voi potete usare anche del rum se vi piace, oppure un altro liquore a piacere, altrimenti potete semplicemente ometterlo. Sappiate solo che ovviamente sarà un po' meno saporito, però sarà comunque buono, ve lo assicuro. Ora aggiungiamo anche la buccia grattugiata di un limone. E infine la cannella. Aggiungiamo un cucchiaino abbondante. Ora mescoliamo il tutto, mescolate pure con le mani perché in questo modo fate amalgamare bene 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 proprio tutti gli ingredienti. Andiamo avanti, sennò qua mi mangio tutto il ripieno. Ora mettiamo da parte il nostro ripieno di mele e prendiamo l'impasto. Adesso dobbiamo semplicemente stenderlo, quindi io ho preparato già due fogli di carta da forno, due rettangoli praticamente uguali, e adesso stendiamo il nostro impasto. Dobbiamo prendere un po' di farina di castagne e spolverarla su uno dei due fogli, perché poi su questo andiamo proprio a stendere il nostro panetto. Ora appoggiamo il nostro panetto, lo schiacciamo prima leggermente con le mani, dopodiché prendiamo il matterello. Dobbiamo cercare di ottenere un rettangolo il più uniforme possibile, ok? Quindi spolveriamo con un po' di farina anche il panetto, in questo modo. E adesso ricopriamo con il nostro secondo foglio, in questo modo. E cominciamo a stendere delicatamente fino appunto ad ottenere il nostro rettangolo. Mi raccomando, quando stendete, stendetelo sia verticalmente che orizzontalmente e anche diagonalmente. In questo modo otterrete il vostro rettangolo appunto il più uniforme possibile. Allora, se il vostro rettangolo non è perfettissimo, come vedete neanche il mio lo è, non preoccupatevi, prendete un coltello e definite un po' i bordi. Quindi è la stessa cosa che farò anche io. Il nostro rettangolo è pronto, io ho ottenuto uno spessore di circa 0,5 cm, non più fine perché purtroppo con queste farine, non essendoci glutine, poi in cottura il nostro strudel si romperebbe completamente e quindi vi consiglio di non farlo più fine di così. E adesso aggiungiamo il nostro ripieno al centro in questo modo, cerchiamo di lasciare dei bordi di almeno 1 cm, così possiamo poi richiudere le estremità. E lo aggiungiamo tutto al centro. Ora dobbiamo chiudere il nostro strudel. Come? Ci aiutiamo semplicemente con la carta da forno. Quindi chiudiamo prima questo lato e poi il secondo. Cerchiamo di sigillare leggermente questo lato, anche se poi comunque lo capovolgiamo. Adesso concentriamoci invece sulle due estremità. Cerchiamo di spingere eventualmente la farcitura dentro, se dovesse fuoriuscire, e poi sigilliamo molto bene questa parte. Facciamo la stessa cosa anche con la seconda estremità.
Adesso dobbiamo semplicemente capovolgere il nostro strudel, perché questo lato dove l'abbiamo sigillato deve stare sotto per evitare che in cottura si apra. Quindi ci aiutiamo sempre con il foglio di carta da forno per capovolgerlo e lo mettiamo sul secondo foglio. A questo punto pieghiamo il nostro secondo foglio dove andremo ad appoggiarlo quasi a metà. Adesso poi dopo vi spiego perché. Ci avviciniamo il foglio allo strudel e con l'altro foglio lo capovolgiamo in questo modo. Ora questo foglio non ci serve più. A questo punto andiamo a raddrizzare il nostro foglio e in questo modo lo strudel è perfettamente al centro, altrimenti avremmo dovuto capovolgerlo di nuovo e sarebbe stato un po' troppo complicato. Eccolo qua. Adesso non ci resta che spennellarlo con un uovo sbattuto. Ecco qua il nostro uovo, lo sbattiamo e io molto spesso lo diluisco con un cucchiaino d'acqua, perché trovo che quando devo spennellare dei dolci, come in questo caso lo strudel, si stende meglio. Lo fate anche voi? Fatemelo sapere qui sotto. Aggiungo infine un po' di zucchero sulla superficie, così sarà ancora più croccante e dorato. A questo punto bucherelliamo sempre la superficie con i rebbi di una forchetta. Appoggiamo il nostro strudel sulla teglia e andiamo a cuocerlo. Inforniamo il nostro strudel nel forno statico preriscaldato a 180 gradi per 30 minuti. Ecco qua ragazzi, il nostro strudel è pronto. Allora, io l'ho fatto raffreddare completamente e vi consiglio di fare la stessa cosa, perché prima di tagliarlo dovete proprio farlo raffreddare. Il mio è leggermente tiepido ancora sotto e quindi adesso è perfetto, possiamo tagliarlo. Ovviamente le crepe ci sono ragazzi, ci saranno, perché non stiamo utilizzando né mix di farine con leganti, non c'è glutine soprattutto, quindi il nostro impasto è molto friabile, molto molto delicato, però vi assicuro che è buonissimo, anche se è bruttino, diciamo. È rustico, rusticissimo, e secondo me vedrete, se lo rifarete ovviamente potrete confermare la bontà di questo dolce. Ragazzi, l'importante è che sia buono al palato, vero? Esatto, ricordatevi che ci sono anche i dolcetti brutti ma buoni, eh? Esatto. Quindi sono bruttini da vedere, ma quando li mangi proprio... Ora cosa facciamo? Lo prendiamo con la carta da forno e lo mettiamo sul tagliere, così lo tagliamo più facilmente. Guardate che bello ragazzi! Adesso lo tagliamo a metà, così ricaviamo dei bei pezzi, quindi vado con movimento deciso. Zac! Eccolo qua! Questa me la mangio io. Mettiamolo sul nostro piattino e io direi di finire con una piccolissima spolverata di zucchero a velo, giusto per imitare un po' lo strudel tradizionale, e voilà, mamma mia, che acquolina! È arrivato il momento che tutti aspettavamo, ragazzi. Wow, c'è un'esplosione di sapori. Wow, ci sta bene la farina di castagne. Sta da Dio, cioè proprio ti avvolge completamente questo sapore così intenso e forte tra mela, amaretto, uvetta, castagna, wow, non ho parole. Poi questo contrasto tra la nostra frolla, che è croccantissima all'esterno, mentre invece il ripieno è morbido e cremoso, non lo so, penso sia uno dei miei dolci preferiti che io abbia fatto fino ad ora. Veramente troppo buono, provatelo e non ve ne pentirete. Ragazzi, questo è il nostro strudel di mele, io spero vi piacerà tantissimo, tanto quanto piace a noi, infatti non so proprio quanti giorni durerà questo strudel. Grazie a tutti per aver guardato questo video, vi ricordo di iscrivervi al nostro canale per non perdervi i futuri video e vi assicuro che saranno spaziali, se non più di questo di oggi, e potete attivare anche la campanella delle notifiche, così vi arrivano le notifiche direttamente sul vostro telefono quando pubblichiamo un nuovo video. Se volete supportare noi e il nostro canale, lasciate un mi piace a questo video e io direi che per oggi vi salutiamo e vi aspettiamo nel prossimo video. Un bacio a tutti, ciao!